Buongiorno a tutti i membri dell'Espion Squad, benvenuti in questo nuovo e fantastico video. Io oggi sono in condizioni pietose perché oggi farò un vlog. E qual è il motivo di questo vlog? È perché io oggi ho deciso di spegnere il telefono. È un po' sporco, lasciate perdere, perché stanotte non ho dormito molto bene e stamattina mi sono svegliata con 87.000 chiamate, continuavano a chiamarmi tutti, call center, cose, quindi ero nervosissima. Quindi ho deciso di spegnerlo e credo che lo terrò spento per tutto il giorno, tanto non c'è mai nessuno che mi cerca, non c'è nessun bisogno che io lo tenga acceso. Adesso è tardissimo in realtà, ho già fatto colazione, sono le 11. Tra l'altro oggi, se tutto va bene, dovrebbe arrivare il collare nuovo di Tommy, che sono molto contenta. L'ho comprato da Ringhio, che è un brand che fa appunto accessori per cani di qualsiasi tipo, collari, pettorine, guinzagli. Non è sponsored ovviamente perché sono troppo inesistente, perché qualcuno mi incalcoli, quindi figuriamoci. Però se può servirvi, ecco, ve lo consiglio. Outfit of the day: con questa bellissima maglia. Adesso va bene senza telefono, ma non senza YouTube. Conigli di Tesganti. Allora, come potrete vedere, anche qui ci sono diversi post-it, ma non tantissimi, proprio perché ribadisco, io preferisco. E ora mi metto per questa roba. Cose che veramente mi colpiscono. Ha davvero parecchio ridere, raga, perché continuo a provare a schiacciare lo schermo del telefono per vedere se, cioè, che ore sono, se mi sono arrivati dei messaggi o cose di questo tipo, e invece lo schermo rimane spento. Ovviamente devo usare tutta il mio autocontrollo per non accenderlo, ed è incredibile, cioè, quanto siamo dipendenti dal telefono, dal fatto che qualcuno ci può scrivere, da una notifica. E io ho anche disattivato le notifiche apposta per questo, perché ho solo quelle di WhatsApp attive. Cioè, addirittura io ho le chat archiviate su WhatsApp, in modo che non mi arrivino le notifiche, a parte quelle di Ale praticamente. Ma nonostante questo, io entro su WhatsApp per guardare se ci sono delle conversazioni, delle chat, nelle chat archiviate, che non ho visto. Fa davvero caldo, ragazzi, comunque. E adesso andrò giù, nella cantina, tipo, a prendere un cuscino di un vecchio divano che dobbiamo buttare, purtroppo, e per creare la nuova cuccia di Ivy. Ta-da! Devo assolutamente comprare qualcosa per pulirlo, perché non posso metterlo nella lavatrice. Devo assolutamente trovare qualche prodotto. Bene, ora l'idea è pettinarsi un attimo e registro un video. E poi volevo anche farvi vedere quanto lunghi sono i miei capelli. Con tutto questo caldo faccio proprio fatica a tenerli sciolti, quindi faccio anche fatica a godermeli. Forse farò due treccine. Io odio il caldo, fatemi sapere voi qual è la vostra stagione preferita, perché la mia di sicuro non è l'estate. Io vivrei l'autunno, è un clima perfetto, perché comunque non è ancora troppo freddo, ma stai con la felpa e stai bene con la felpa. Ci sono le zucche, che sono buonissime, io amo la zucca e tutto quello che è alla zucca. La pioggia, io amo la pioggia, mi piace anche proprio uscire sotto la pioggia. Poi non ci sono più gli insetti che mi pungono come se io non esistessi, a parte che io tengo le ragnatele in casa, quindi vi aspetto nei commenti per insultarmi, però io le tengo praticamente ovunque, le tolgo veramente in pochissimi punti, perché mi salvano dalle zanzare, cioè le ragnatele ovviamente catturano gli insetti, i ragni catturano gli insetti. E siccome a me non è che piaccia tantissimo l'idea del tolgo i ragni, poi prendo gli insetticidi, uccido gli insetti che vengono dentro, cioè, boh, non ci trovo granché senso, se proprio devo dire la verità. Se posso lasciare tutto così com'è, scusate la luce, se posso lasciare tutto così com'è e senza spendere soldi in prodotti chimici nocivi, senza dover uccidere tre quarti di animali che vivono qui, perché si arrangiano da soli di fatto, perché è così che va la vita, cioè è così che funziona l'ecosistema, non capisco perché io mi devo mettere in mezzo solo perché mi danno fastidio le ragnatele, cioè sono lassù tipo in cima al soffitto e
Boh, io vi giuro, non mi danno nessun fastidio. Sono sicura che verrò giudicata da tutti quelli che vedranno questo video. Sono pronta e andiamo. Amici, io ho registrato il video, mi sono anche già cambiata, versione comoda ovviamente. Adesso è ora di mangiare, quindi accenderemo il forno e cucino la parmigiana che mi ha dato ieri mia mamma, che ha fatto lei. Vi giuro che è la cosa più buona che possa esistere sulla faccia della terra, quindi sia io che Ale non vediamo assolutamente l'ora di mangiarla perché è buonissima la parmigiana della mami. In the meanwhile, mentre aspetto, io continuerò la lettura del mio libro. C'è stato un vago problema con l'elettricità in questo momento, quindi ho dovuto aspettare perché era saltata la luce, sono le 2 e ho praticamente appena acceso il forno. Sto iniziando a sentire la dipendenza dal telefono, soprattutto perché quando leggo, ve l'ho detto, oh, aspettate che carico, metto dentro la parmigiana. La parmigiana. No. Che bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Stavo dicendo, come ho detto in tanti altri video, in realtà quando io leggo non riesco a leggere e restare concentrata troppo a lungo. Quindi molto spesso le pause che io faccio dalla lettura in realtà le faccio per guardare il telefono, per vedere se qualcuno mi ha scritto, per entrare su Instagram, per fare una storia. A volte appunto faccio una storia su una frase che mi ha colpito tanto, faccio una foto e metto la storia su Instagram, ma non l'ho potuto fare. E quindi adesso sto cercando comunque di rimanere fissa nel mio proposito. Ma in realtà vorrei capire voi che cosa ne, cioè, se avete mai provato, soprattutto se ne siete dipendenti, perché io non ritengo di essere completamente ossessionata dal telefono, ma mi rendo conto di esserne comunque dipendente. Farei veramente tanta tanta fatica a non utilizzarlo mai. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, se ci avete mai provato e qual è il vostro rapporto con la tecnologia. E col telefono principalmente, secondo me, in realtà. Perché, ok, qualche volta guardo dei video su YouTube, quando vado in bagno guardo sempre video su TikTok, infatti stamattina è stato un po' traumatico, però almeno ci ho messo poco per andare in bagno. Ora, io sono arrivata a pagina 130, questo è il bottino di oggi. E adesso continuerò a leggere finché non è pronta la parmigiana, ci dovrà mettere ancora più o meno 20 minuti. Vorrei farmi una penichella perché ho tanto sonno in realtà, ho dormito pochissimo. Insomma, sta la parmigiana. Buongiorno, lui è il mio orsetto, dorme sempre con me. Comunque ho fatto una penichella perché avevo tanto sonno. Adesso dovrò uscire con i canetti. Il momento in cui mi sveglio è sempre il mio momento peggiore per me quando mi impongo di non usare il telefono, perché è proprio un'abitudine che ho da tantissimo tempo, da tantissimi anni penso. Ho un istinto fortissimo di prendere il telefono e accenderlo, ma allo stesso tempo non lo voglio fare perché è uno di quei momenti in cui vorrei sparire dalla faccia della terra. Ovviamente le abitudini e la dipendenza escono fuori nonostante tu. Aiuto. Lo vedete quello? È il comodino del mio fidanzato, infatti è un disastro. Ma quella cosa lì è un caricatore wireless. E io adesso toglierò il suo orologio per mettere il mio. Tra l'altro, fra poco arriverà un suo amico che è tornato dal Giappone. E quindi ci racconterà un po' le sue ferie. Quindi bello, lui si sta lavando infatti per ristorarsi un attimo. Io invece sono proprio un animale selvaggio e penso che semplicemente mi cambierò la maglietta. Ah, questo tra l'altro è la maglietta del mio pigiama in questo momento con il liceo dal Piazza, che era il liceo del mio primo anno di liceo, perché poi non so se sapete, ma insomma io ho cambiato scuola, quindi il primo anno di liceo ero in questa scuola. Tra l'altro questa non è neanche la mia maglia perché non l'ho presa io, era di, non mi ricordo, uno dei due
miei best friends, non so esattamente come definirli a posteriori, sinceramente. Comunque gliel'avevo rubata. Challenge finita, ragazzi. Come potete vedere l'ho acceso perché Ale mi ha detto che dovevo accenderlo. Perché appunto, come vi dicevo prima, deve arrivare un suo amico e quindi dice magari ti chiama per sapere dove siamo, eccetera. C'è solo una chat archiviata. Mi ha scritto solo mia sorella. Poteva sopravvivere. Va bene, cercherò comunque di far finta che non sia acceso. E quindi continueremo per finta questa challenge, ma non lo so, vediamo. Intanto ricomincio a leggere. Di nuovo. Questa è la mia vita. Queste sono le mie ferie bellissime. Siamo in giro con i nostri canetti. Inquadra Ivy. Tu mica non si sa che cazzo guardo. Eccoci qua ragazzi, concludiamo il video. In realtà non l'ho fatto ieri perché sono stato un disastro, nel senso che una volta acceso il telefono, poi la sera quando sono andata in bagno ho usato il telefono e niente, l'ho controllato un po' prima di andare a dormire. Ho miseramente fallito il mio tentativo. Fatemi sapere se voi avete mai provato, soprattutto se pensate di avere una dipendenza dal telefono, perché io sicuramente ce l'ho. In realtà, oddio, il cane mi sta assassinando. Perché ragazzi dovete sempre fare così? Tommy, dai, basta, su. Io nel frattempo vi mando un grossissimo bacione e noi ci vediamo al prossimo video, come sempre. Grazie per essere stati qui con me. Muah!